potresti essere tra i prescelti senza saperlo. In questo video ti sveleremo i 9 tipi di prescelti e le loro caratteristiche. Ti invitiamo a stare molto attento, perché potrebbe essere una svolta per la tua vita. Sai chi sono i prescelti e perché si chiamano così? In tutte le culture, i testi sacri raccontano di individui scelti dalle forze divine per compiere missioni importanti. Questi sono i prescelti. In questo video esploreremo 9 tipi diversi di prescelti, mostrando come ognuno di loro sia chiamato a realizzare un destino superiore, in linea con i piani divini. Probabilmente ogni giorno ti capita di avere la sensazione di sentirti attratto da alcune sfide, di sentire una voce interiore che ti indirizza verso una via specifica, oppure di sentire una profonda responsabilità nell'aiutare qualcuno. Se ti ritrovi in una di queste sensazioni, assicurati di vedere questo video fino alla fine. Questo viaggio che intraprenderemo insieme ti spiegherà non solo le fondamenta della Bibbia al fine di identificare i 9 tipi di prescelti, ma è un vero e proprio invito a riconoscere ed accettare il tuo ruolo importantissimo, di cui probabilmente non sei nemmeno a conoscenza. Una volta capiti questi ruoli, puoi fare finalmente chiarezza sul tuo percorso spirituale e capire come il tuo lavoro potrebbe contribuire ad una narrazione divina più ampia. Forse sei proprio tu uno di questi, destinato a guidare, a guarire o trasformare. Esistono diversi tipi di prescelti perché ognuno di noi ha un ruolo diverso da svolgere. Nel mondo dei prescelti ci sono 9 tipi distinti, ma tutti condividono un obiettivo comune: elevare l'umanità. Che sia guarire, ispirare o guidare verso un cammino più luminoso, il loro servizio è insuperabile. Ascolta attentamente la tua voce e le tue sensazioni interiori durante questo viaggio, perché sbloccherai i doni unici che vivono già dentro di te. Iniziamo subito con gli esempi dei prescelti. Numero 1. L'oracolo. Ti è mai capitato di sentirti quasi veggente? Di sentire gli avvenimenti prima che accadessero? Allora potresti far parte di questo gruppo. L'oracolo è il primo tipo di prescelto di cui parliamo. È colui che può vedere e sentire le cose prima che accadano. Nell'antica Roma i generali consultavano l'oracolo per chiedere domande come «Vinceremo questa guerra?» e l'oracolo rispondeva in base a ciò che sentiva «Perderete o vincerete?». Questa figura è un mistico, un essere che incarna la verità con un'aura magnifica. Le persone cercano i suoi consigli per i suoi grandi doni, chiaroveggenza e chiaroudienza. L'oracolo è un empatico intuitivo, capace di prevedere eventi futuri e fornire guida in momenti di incertezza, unendo il visibile e l'invisibile con saggezza collettiva. Numero 2. Lo spirito libero. Il secondo tipo di prescelto è lo spirito libero, una persona che non può essere controllata da nessuno. Guidato da una profonda comprensione della vita, sa che esiste molto di più oltre quello che si vede. Spesso considerato un ribelle, non si adatta agli schemi della società, ma li rompe per distinguersi. Fai parte di questo tipo di prescelto se sei un esploratore sveglio e consapevole che tutto il sistema è un'illusione e vai oltre alle tue paure. I tuoi genitori ti incoraggiano a seguire una strada, i tuoi amici un'altra, ma tu vuoi solo abbracciare la tua libertà. Poni sempre la libertà al centro della tua esistenza e ricordi agli altri che la libertà non è solo un'opzione, ma un diritto di nascita. Ti ritrovi spesso ad incoraggiare gli altri a esplorare i loro percorsi di autoscoperta, sfidando le norme sociali e mostrando che è possibile vivere diversamente. Numero 3. Il veritiero. Il terzo tipo di cui parliamo è il veritiero. Una persona che vive sempre secondo la verità e non può mentire. Si sente obbligato a rivelare la verità e a mantenere la sincerità anche quando gli è difficile. Ti è mai capitato, anche in una situazione scomoda,
di dire comunque la verità a tutti i costi senza prendere nemmeno in considerazione l'idea di una mezza bugia? Ecco, il veritiero è essenziale nella nostra società per la sua ricerca dell'autenticità e della trasparenza, sfidando e cambiando i racconti culturali. Se fai parte dei veritieri, devi sapere che il tuo coraggio ispira gli altri ad essere sinceri e riesci a far dire loro la verità, diventando così una forza potente per la trasformazione sociale. Numero 4. L'ispiratore. Il quarto tipo di prescelto è l'ispiratore, qualcuno che emana naturalmente ispirazione e usa il proprio ruolo di creatore influente per ispirare gli altri. Questi individui, spesso di grande bellezza, usano la loro presenza per comunicare messaggi di verità. Artisti, influencer o creatori di contenuti diffondono messaggi di risveglio attraverso la loro arte e intrattenimento, assicurando che il messaggio sia appetibile ed incisivo, raggiungendo un vasto pubblico. Ad oggi sembra facile trovare questo tipo di prescelto, ma se fai parte di questi, sai che sei fuori dalla grande massa di ispiratori, che hai qualcosa in più e ti differenzi molto facilmente. Numero 5. Il confuso. Il quinto tipo di prescelto è il prescelto confuso, qualcuno che si ritrova a un bivio, incapace di decidere il proprio cammino. Riconosce la propria unicità e il destino più elevato, ma è ancora intrappolato nelle incertezze della vita. Vivendo le loro verità, possono ispirare gli altri a cercare l'autenticità e a liberarsi dalle illusioni. Questo prescelto è consapevole e sveglio, ma ancora in lotta per trovare la propria strada nel mondo. Se ti senti confuso, se ancora non hai trovato la tua vera strada, allora probabilmente fai parte di loro. Voi rappresentate diverse missioni e ruoli nel grande disegno divino, ciascuno con il proprio modo unico di contribuire alla trasformazione e all'elevazione dell'umanità. Queste persone sanno che siamo più di quanto pensiamo. Vedono le bugie nei media e la corruzione nel sistema, ma si sentono ancora persi. I prescelti confusi lottano per capire come integrare la loro consapevolezza nella vita quotidiana. Sentono la differenza tra il loro vero potenziale e la realtà che vivono, e questo conflitto interno può portarli a sentirsi bloccati. Numero 6. L'eremita. Hai mai vissuto la sensazione di volerti sconnettere completamente dal mondo esterno e sentire solo l'esigenza di entrare nella tua beata solitudine? Il sesto tipo di prescelto di cui parleremo è l'eremita. Ama la solitudine. Trova gioia nella meditazione, nel connettersi con la natura e nel respirare aria pura. Valorizza le esperienze interiori profonde e spesso sceglie di staccarsi dal mondo spegnendo il telefono per un giorno per ritrovare la calma e la connessione con se stesso. Preferisce la propria compagnia piuttosto che seguire una folla che va nella direzione sbagliata. Lo si può trovare in meditazione, come il Buddha, dimostrando che anche nella solitudine c'è un legame universale che ci unisce tutti. L'eremita ci insegna il potere di essere soli senza sentirsi soli, esplorando il nostro io interiore e mantenendo una connessione con l'universo. Numero 7. Il guerriero. Il settimo tipo di prescelto è il guerriero. Questi individui coraggiosi lavorano instancabilmente per risvegliare l'umanità al suo potere innato. Ricordano alle persone che non sono impotenti, ma sono forti e incredibili. I guerrieri combattono per la verità, la libertà e la sovranità. Affrontano le forze dell'oscurità e portano avanti la luce. Non si tirano indietro di fronte alla verità, anche se ciò comporta controversie. Ti sei mai sentito un guerriero? Affronti le illusioni e combatti le falsità. Il tuo ruolo va oltre le battaglie personali. Abbracci una lotta più ampia per il risveglio collettivo. Con le tue azioni e parole, ispiri gli altri a reclamare la loro sovranità e a riconoscere il potere che possiedono dentro di loro. Non sei solo un combattente, ma un leader che guida gli altri attraverso l'oscurità verso un futuro più luminoso e vero. Se senti di avere tutte queste caratteristiche, allora probabilmente sei un guerriero.
Numero 8. Il guaritore. Stiamo per parlare di benessere, stile di vita e salute. Forse sei tu? Adesso parleremo dell'ottavo tipo di prescelto, il guaritore, colui che si dedica a trasformare vite attraverso uno stile di vita sano. Questi individui promuovono l'alimentazione vegetale, il fitness e il benessere generale, dimostrando che la salute è la vera ricchezza di ognuno di noi. Attraverso il loro esempio come istruttori di fitness o guru del benessere, insegnano che migliorare la dieta e integrare il fitness nella routine quotidiana può portare a un benessere fisico, mentale e spirituale. Questi prescelti mostrano che tutti gli aspetti del benessere sono interconnessi e che, nutrendoli tutti, si può vivere una vita più piena e vibrante. Se fai parte dei guaritori, sai che la salute ed il benessere della persona viene prima di qualsiasi cosa, anche al costo di un pizzico di egoismo. Numero 9. Il saggio. Il nono ed ultimo tipo di prescelto di cui vi parleremo oggi è il saggio. Per saggezza si intende la saggezza di mente e di spirito. Questi individui sono sciamani e guardiani della verità e della luce, con una profonda conoscenza e saggezza accumulata nel tempo. Dai ritiri di ayahuasca in Perù ai guru in Africa e India, i saggi guidano l'umanità verso un cammino più luminoso. Essi proteggono e diffondono le antiche verità e assicurano che queste conoscenze sacre continuino a illuminare le generazioni future. La loro presenza dimostra il potere dell'età e il rispetto che comanda nel viaggio verso l'illuminazione spirituale. Se senti di avere una forte connessione con lo spirito e la natura, allora probabilmente fai parte di questo gruppo. Abbiamo visto insieme chi sono i 9 tipi di prescelti e le loro missioni. Ognuno di noi ha un ruolo diverso da svolgere nel grande disegno della vita. Con quale tipo ti identifichi di più? Pensi di far parte di uno di questi gruppi? Scrivi nei commenti ogni tuo pensiero. Ricorda che la tua testimonianza potrebbe aiutare molte persone. Noi ti ringraziamo per essere arrivato fino a qui e ti siamo grati per far parte del nostro canale. Non smetteremo mai di regalarti valore. Lascia un mi piace per continuare a supportarci e ci vediamo al prossimo video.